veramente un piacere immenso per me, perché sin dall'inizio di questa storia Napoli è stata una delle prime città a cui ho ambito e dopo quasi 10 anni siamo qua. Credo che questa città abbia una qualità che poche altre hanno ed è la forza dell'immaginario, perché sono convinto che questo immaginario lo stiamo un po' perdendo. L'immaginario non ha più incidenza sulla realtà e questa città invece ci dimostra esattamente il contrario, che la realtà può essere cambiata in qualche modo, che questa forse è un po' la lezione più grande che ci insegna la storia di Julian Assange, che attraverso il suo operato ha provato a correggere questo mondo dandoci la possibilità di accedere a delle informazioni che erano segrete perché nascondevano dei crimini attraverso, come dire, quali hanno cambiato le direzioni del mondo. Quest'opera vuole farsi portavoce di questo messaggio che è in difesa della libertà di espressione, di informazione e il nostro diritto di sapere. L'arte credo che abbia, nella migliore delle ipotesi, una grande capacità, che è quella di metterci in contatto con la parte più intima di noi stessi, aiutandoci a porci le domande giuste. E in questo caso la sedia vuota è proprio quel punto di domanda, il pezzo mancante, e il pezzo mancante siamo noi. Grazie. Bravo.